Presento la nostra prima speaker, Paola Annis, Manager e Green Software Advocate at Microsoft. Ciao Buongiorno Paola. Filippo, buongiorno, ciao Marco, Ciao, piacere di piacere, conoscerti. Tutto piacere. bene, tu come stai? Benissimo, il sole splende, quindi si può cominciare. Ottimo, io oggi ho il caldo che mi arriva, soltanto che fuori hanno deciso di tagliare l'erba e quindi non posso aprire le finestre. Però, prima di iniziare con il talk, raccontami di cosa ti occupi Microsoft. In Microsoft sono manager di un gruppo di customer success people, customer success account manager. Non, con gli acronimi in Microsoft non siamo tanto delicati, quindi sono CSAM manager per gli amici. Poi mi occupo anche di, cioè sono finita in questa foundation che poi vi spiegherò, di Green Software, quindi questa è la mia, il mio pet project in Microsoft. E in generale arrivo dal mondo cloud, quindi prima di questo nuovo ruolo ero Cloud Solution Architect, quindi mi occupavo di Azure e della parte app dev, principalmente su Azure. Ok, nel talk di oggi ci parlerai appunto di Green Software Engineering, una disciplina che a dirti la verità non conoscevo, ma mi è Lo già so, molto, molto cara. è nuovissima. E da quanto ti occupi di questo tema? Da un annetto, ho iniziato proprio lo scorso anno quando per un evento Serverless Days ho proprio presentato diciamo un embrione che Ok. adesso appunto a distanza di un anno sta prendendo forma e insomma abbiamo un po' di novità, un po' di cose, esempi di cui parliamo, insomma è sicuramente un argomento interessante che sta interessando tanti. Tante aziende, quindi non solo Microsoft, ma anche i nostri clienti, tanti team di sviluppo e c'è un grande fermento nell'area. Guarda, sono molto curioso veramente di approfondire l'argomento e quindi ti farei partire adesso. Prima di partire, ricordo alla community solo di usare la chat di YouTube per scrivere le domande da fare a Paola e direi di partire. Paola Annis con Sustainable Software Engineering e Serverless. Grazie Paola. Grazie a voi. Spero di cavarmela. Allora, tutto è cominciato, come spesso mi accade, personalmente sono una grande lettrice, con un libro. Il libro si chiama Overstory, non so se lo conoscete, ma vi invito sicuramente a leggerlo perché è una bellissima storia, è illuminante. Racconta una serie di vicende umane, ma sono intrecciate con le vicende di alberi. Quindi ho scoperto, diciamo, andando poi ad approfondire alcuni passaggi del libro, che c'è un'intera disciplina che si occupa di capire come gli alberi di un bosco siano in grado di comunicare tra di loro, proteggersi e anche passarsi sostanze nutrienti quando c'è un individuo più debole. Un libro veramente importante. Quindi appunto un anno fa, armata di questa rinnovata coscienza green, mi sono imbattuta in un team all'interno di Microsoft che si stava iniziando a occupare di sostenibilità applicata al software e di come gli sviluppatori software avrebbero potuto influenzare il consumo energetico e quindi l'impatto di CO2 equivalente partendo dalle architetture software. Quindi, diciamo, una combinazione per me sicuramente interessante. Già l'anno scorso si parlava di principi di green software e li vediamo insieme giusto per darvi una carrellata e poi vediamo come si applicano al mondo serverless. Quindi, sto facendo dei salti nell'iperspazio, da un albero ai principi green. C'è un sito che si chiama principles.green in cui questa comunità di sviluppatori green. Non necessariamente Microsoft, quindi siamo un po' di tante aziende, ha iniziato a creare queste linee guida per scrivere un codice che sia ambientalmente sostenibile. E questo perché pensiamo che le applicazioni che noi sviluppiamo e che poi gli utenti usano tutti i giorni possano essere non solo efficienti e veloci, ma anche economiche e con un occhio all'ambiente. Il primo principio ci dice che il nostro obiettivo deve essere l'efficienza ambientale di un'applicazione. Questa cosa l'anno scorso era abbastanza
come dire, vista male, vista come un motivo non sufficiente. Quest'anno devo dire che è molto diverso. Ci sono un sacco di aziende che sono interessate al lato, più al lato ambientale che al lato economico, se vogliamo. Ma i due lati sono strettamente correlati, poi lo vedremo nel corso della presentazione. Il secondo principio parla di efficientamento energetico. La maggior parte dell'elettricità che noi usiamo è prodotta da fonti fossili, ed è responsabile circa della metà della CO2 emesso nell'atmosfera. Si parla in gergo di carbon equivalente, carbon intensity, carbon non inteso solo come CO2, ma tutto quello che contribuisce ad inquinare fondamentalmente. Tutti i software consumano elettricità. Per la loro esecuzione, compresi quelli che girano nei data center cloud. E gli sviluppatori storicamente non si sono mai occupati di queste cose, no? È sempre stato il problema di qualcun altro. In realtà, quello che stiamo dicendo è che invece un'applicazione ecosostenibile deve farsi carico dell'elettricità che consuma e deve essere architettata in modo da consumarne il meno possibile, secondo principio. Terzo principio, la carbon intensity, è la misura di quante emissioni di CO2 equivalente, carbon, sono prodotte per kilowattora di elettricità consumata. Il concetto di base è che non tutta l'elettricità è prodotta allo stesso modo, in luoghi diversi e in momenti diversi della giornata. Pensiamo, non so, anche all'energia solare. Chiaramente l'energia solare prodotta di giorno è diversa da quella prodotta dopo il tramonto del sole o comunque in posti che non hanno diciamo un'illuminazione come oggi abbiamo a Milano, ad esempio. Vedete che il sole splende. L'eolico, il solare, l'idroelettrico sono sicuramente energie pulite. Ci sono però altre fonti come le centrali elettriche che hanno gradi di emissione diverse a seconda di cosa usano per produrre energia, quindi c'è anche la parte fossile. E in generale questo principio mi dice che se potessi collegare il computer direttamente a un parco eolico, chiaramente avrei una carbon intensity zero. Ma collegato a una presa di corrente, il mix di energie arriva da diverse fonti e quindi la nostra carbon intensity non può essere zero. Quindi stiamo inquinando, anche adesso, anche in questa conferenza, mi dispiace dirlo. Quarto principio, embodied o embedded carbon, la quantità di inquinamento che viene emessa durante la creazione e smaltimento di un device. Quindi l'applicazione efficiente gira anche su hardware più vecchio, perché richiedendo hardware sempre più moderno e sempre più performante, di fatto implicitamente inquina per l'embedded carbon, per il non smaltimento dei vecchi device. Quinto principio, il massimo grado di utilizzo dei server deve essere l'obiettivo primario. Quindi questo nel mondo cloud è abbastanza comune, non lo è tanto per quanto riguarda le applicazioni on-premise, cioè in cloud, siccome pago a consumo, ho tutto l'interesse anche economico a consumare e ottimizzare i miei costi e le applicazioni. L'approccio più efficiente in generale è quello di eseguire un'applicazione sul minor numero di server possibile e con il più alto tasso di utilizzo di quel server. Sesto punto, ridurre la quantità di dati e la distanza che questa deve viaggiare attraverso la rete, networking. Il networking ha il suo impatto sull'ambiente. Ottimizzare la strada che i pacchetti devono fare perché la mia applicazione funzioni, a volte ha un peso importante quasi quanto ridurre l'utilizzo dei server su cui è installata. E tra l'altro le emissioni del networking dipendono da un sacco di variabili, la distanza che attraverso, il numero di hop tra device di rete, l'efficienza dei device, anche la carbon intensity della regione in cui i dati sono trasmessi in quel momento. Settimo, e qui andiamo più vicini al nostro cuore di sviluppatori, demand shifting e demand shaping. Anziché disegnare l'offerta in base alla domanda, l'applicazione green dovrebbe cominciare a disegnare la domanda sulla base dell'offerta energetica e questa è una rivoluzione. Con il demand shifting dovrei provare a spostare i workload su regioni e nei momenti con la minore carbon intensity. C'è in rete anche un low carbon Kubernetes scheduler che in pratica sposta i container sulla base della maggiore efficienza energetica del data center nel momento in cui quei container stanno girando.
Il demand shaping invece è più legato all'utente e prevede di separare i workload, quindi questo è compatibile con le nostre architetture serverless e microservizi, in modo che questi workload siano scalabili in maniera indipendente e quindi questo mi permette di prioritizzarli per in qualche modo dare le funzionalità di base quando ho una richiesta energetica troppo alta. Viceversa, quando l'offerta energetica è bassa, quindi quando ho una carbon intensity molto alta o più alta di una determinata soglia che mi sono prefissata, l'applicazione deve poter ridurre il numero di funzionalità al minimo e mantenere l'essenziale e a volte coinvolgere, lo stiamo vedendo proprio in questi mesi, coinvolgere l'utente, quindi chiedere, vuoi utilizzare una versione verde di questa applicazione? Ti sarà più lenta, magari la pagina si carica in un secondo in più, magari la latenza aumenta un pochino, però stai risparmiando, inquinamento. E quindi lasciamo all'utente stesso la scelta, di questo demand shaping. Ultimo principio è chiaramente monitoraggio, la misura. L'efficienza energetica deve poter essere misurata in tutte le parti dell'applicazione, altrimenti non saprei cosa ottimizzare. Quindi devo capire dove consuma di più la mia applicazione e andare a ottimizzare in quei punti. Esempio banale, magari non ha senso spendere 2 settimane di lavoro per ridurre di pochi megabyte la connessione di rete, quando dall'altra parte è una query del DB che ha un impatto di 10 volte maggiore sulle emissioni. Questi sono gli 8 principi su cui lavoriamo da poco più di un anno per rendere le applicazioni verdi. E quindi è stato il punto di partenza. Lo scorso anno, in un evento serverless, avevo ipotizzato che l'architettura serverless, di cui personalmente sono appassionata e innamorata, siccome sono già implicitamente ottimizzate ed efficienti, perché da un lato il data center che le ospita tende a non sprecare risorse, dall'altro chi le utilizza ha sott'occhio i costi, quindi tende a non sprecare chiamate inutili a function e logic app, sono il punto d'arrivo per le applicazioni green. Cioè, questo è per me la massima realizzazione di efficienza energetica. Anche la Microsoft ha adottato questa logica e ha deciso di provarla. Quindi abbiamo ottimizzato una parte, adesso vediamo poi nell'architettura di dettaglio, il nostro sito azure.com in un'ottica di carbon e cost saving. Per chi non lo conoscesse, azure.com è un sito abbastanza popolare perché è quello che consultiamo ogni giorno quando vogliamo documentazione Azure, quando vogliamo capire quanto costa un servizio. Non è il portale di Azure, quindi dove faccio tutte le mie operazioni sull'infrastruttura, ma è il CMS di tutto il mondo, l'ecosistema Azure. È un sito che supporta sia contenuti statici che contenuti dinamici, che permettono, ad esempio, di fare la login sulla pagina, di in qualche modo trasmettere attraverso il login le informazioni di sconto che l'utente ha sui servizi Azure che vengono esposti nel configuratore. In generale, ci permette di avere informazioni sul mondo Azure, come la pagina dell'Azure Update, i servizi cloud per le 60 e oltre regioni che abbiamo, tutto quello che riguarda il mondo Azure. C'è anche un calcolatore completo che mi permette appunto di fare le viste, calcolatori di TCO, insomma è un sito molto importante per la comunità di utilizzatori Azure e è un sito che ha uno SLA del 99,99%. Vediamo come si è evoluto nel tempo. Il sito è partito da un CMS open source che ben conoscete, quindi inizialmente non era su oggetti Microsoft, è poi diventata un'applicazione .NET MVC, chiaramente altamente personalizzata, che poi nel 2015 è stata ospitata su Azure e man mano è stata diciamo, migrata a un'architettura moderna cloud. A un certo punto, raggiunti circa oltre 200 servizi offerti da questo CMS,
spunta una fogliolina verde. Nel 2020 abbiamo fatto una scelta di sostenibilità. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo deciso di migrare, questa è l'applicazione, diciamo, l'architettura dell'applicazione del sito azure.com. Diamo uno sguardo, no, all'architettura. L'architettura ha quasi tutti i servizi PaaS e il motivo è semplice, perché sono più facili da usare, più comodi per mille motivi. Quindi con la parte di Key Vault, API esterne, Application Insight per la parte di APM, in pratica diciamo l'applicazione in sé, il grosso cambiamento che noi abbiamo fatto è stato prendere questi web job che erano a livello regionale ed erano ospitati su App Service, quindi servizi PaaS always on, e trasformarli in function, quindi Lambda function. Abbiamo portato su serverless questa parte. Per farlo abbiamo dovuto modificare la parte di code, quindi di storage, con un service bus che avesse diciamo determinate caratteristiche anche di scalabilità e di funzionalità di publisher e subscriber, e in generale tutto il resto è rimasto invariato, quindi questa è stata la prima modifica. La seconda modifica importante è che mentre il sito era multiregionale, e quindi io avevo un'istanza per ogni regione, un'istanza always on di App Service, adesso è diventato su un'unica, su un dual region, quindi solo per la questione di backup, di business continuity, però mi esegue le function soltanto su una barra due regioni in active passive, e questa cosa ha avuto un impatto enorme, chiaramente. Quindi tutte le data pipeline di Azure sono dei workflow di inserimento dati che prendono dai data store esterni il dato, fanno ETL su, grazie a queste function, poi su data store regionali locali. Quindi i dati sono estratti da un data store esterno, vengono trasformati poi in un data store locale. L'efficienza di questo oggetto, oltre alla sua bellezza architetturale, che diciamo apprezzo, è aumentata parecchio. Vediamo qualche dettaglio. Allora, innanzitutto, come dicevo prima, abbiamo usato un modello dati di tipo push, perché prima avevamo un sacco di chiamate, usavamo dei cron job per fare il ping dei vari endpoint quando dovevamo rifare tutta la trasformazione dati. Questo chiaramente diciamo, era uno spreco totale, perché diciamo, anche quando i dati non cambiavano, di fatto noi andavamo ad aggiornare inutilmente tutti i data target. Questo compromesso però ci ha richiesto un coupling più stretto con i sistemi esterni, quindi da qui la scelta del service bus, quindi un modello publisher e subscriber che diciamo, ci ha permesso di capire quando effettivamente c'erano dati modificati e quindi veniva resa necessaria una nuova ETL. Dopo aver adottato le function, abbiamo deprecato tutta la parte web legacy, quindi la parte app service. Quindi lo spending si è ridotto di 10 volte. È un numero importante. E questo refactoring non ha ridotto solo lo spending, ma anche chiaramente la carbon intensity. Anziché avere un certo numero di cicli inutili senza eseguire alcuna operazione o aggiornamento dati, adesso è tutto on demand. Quindi le function vengono usate solo quando effettivamente ho bisogno di rielaborare il dato. Questo approccio è coerente, se vi ricordate i principi di Sustainable Software Engineering, con il principio di proporzionalità energetica, cioè vado a massimizzare i livelli di utilizzo utilizzando un servizio elastico che è basato sul consumo. Ultimo beneficio di questo approccio è stato una progettazione più semplice, un'architettura più bella. Nonostante questo, ci sono stati dei problemi durante questa migrazione. Ve ne cito solo un paio, giusto perché riguardano la maggior parte, secondo me, delle applicazioni che vengono migrate a serverless. Intanto, avevamo inizialmente un'interruzione dei messaggi perché c'erano dei limiti sugli endpoint del service bus. Con un carico di messaggio elevato si applicava del throttling e quindi di fatto si interrompeva la parte di messaggi. La soluzione è stata
ampliare la scalabilità del service bus, quindi usare la sua scalabilità automatica orizzontale. La seconda problematica invece era più legata alla rete, perché chiaramente ogni volta che si inviava o riceveva un messaggio del service bus, per ogni funzione, per ogni function, di fatto andavamo a sprecare banda e comunque energia. E quindi si è scelto di accorpare un certo numero di messaggi, fare diciamo un bulk, e in questo modo abbiamo ridotto la cosiddetta chattiness dell'applicazione e migliorato quindi il throughput di dati, perché passiamo un certo numero di messaggi tutti in una volta, anziché fare diciamo una chiamata al service bus, al contrario, una chiamata da service bus a function ogni volta che c'era un messaggio. Quindi serverless, l'abbiamo visto nella pratica, l'utilizzo del serverless ha dei benefici che sono immediatamente misurabili. Come dicevo prima, da un punto di vista infrastrutturale, l'uso del serverless è implicitamente più efficiente perché è gestito in modalità shared dai fornitori cloud, che siamo noi, e quindi abbiamo tutto l'interesse, no, a costruirli in maniera efficiente, diciamo cercando di sfruttare l'energia il più possibile, anche al fine di avere poi un utilizzo ottimale del nostro data center. I cloud data center in generale hanno regole molto stringenti. Microsoft, ad esempio, ha pubblicato circa un anno fa la sua volontà come azienda di diventare carbon negative entro il 2030. Quindi questo che avete visto oggi è uno degli n passaggi che man mano verranno fatti sulle nostre applicazioni, proprio perché ci sentiamo responsabili anche come cloud provider. I workload serverless sono già pronti per le esecuzioni di oggetti come, di processi come demand shifting e demand shaping. Se vi ricordate il principio, uno dei principi che vi ho spiegato prima, sono già fatti in modo da poter spostare le function e l'esecuzione delle function in altri data center dove è possibile, dove lo permette chiaramente il trattamento del dato e la latenza, ma anche demand shaping, quindi decidere magari di usare una function piuttosto che un'altra perché in un momento di alta richiesta energetica, quindi alto impatto carbon, una function più complessa di fatto consuma più energia e quindi magari ne scelgo una meno complessa che ha meno funzionalità. Lo posso fare in maniera trasparente perché di fatto le architetture serverless sono già disegnate così. Da ultimo, diciamo, se da un punto di vista puramente teorico, se scrivo codice ottimizzato ed efficiente, è una buona regola a prescindere dal fine per cui lo si fa. Qui il nostro fine è l'efficienza energetica, quindi la parte di rendere l'applicazione green, ma l'efficienza è sempre bella nelle applicazioni, voi lo sapete già. Ultima nota, a fine maggio di quest'anno, quindi 2021, più o meno un mese fa, è stata annunciata una associazione, un'organizzazione no profit che si chiama Green Software Foundation, che è un'associazione tra diverse aziende, quindi non c'è solo Microsoft, abbiamo Accenture, GitHub, Thoughtworks, ci sono anche altri membri che sono Goldman Sachs, Wattime, Greenwell Foundation. È un'organizzazione gestita dalla Linux Foundation con la missione di costruire un ecosistema affidabile di standard, strumenti e best practice per poter creare software verde. Quindi è una foundation che è nata da una necessità reciproca di collaborare nell'industria del software con un impegno condiviso, perché chiaramente tutte le aziende sono incoraggiate in questo caso a unirsi a questa foundation. Vogliamo far crescere il campo della Green Software Engineering, è ancora direi agli albori, era un embrione l'anno scorso, quest'anno abbiamo un po' più di materiale e cominciamo a vedere le prime applicazioni green, però di fatto bisogna lavorare insieme, bisogna collaborare per rendere questa cosa uno standard e creare un'iniziativa a livello globale. In conclusione, le architetture serverless, se opportunamente utilizzate, sono
a mio avviso, il futuro delle applicazioni sostenibili, delle applicazioni verdi. Prima di tutto perché sono poco costose e molto efficienti e quindi hanno un ottimo rapporto tra costo ed efficienza, ma anche perché sono gli strumenti cloud che hanno il minore impatto sulle emissioni, proprio per la loro natura. E quindi con l'aiuto della comunità degli sviluppatori e attraverso la Green Foundation stiamo cercando di creare delle linee guida specifiche del software e specifiche anche per il serverless e diciamo anche un prototipo di misuratore di emissioni della nostra applicazione serverless. Questo è ancora in the works, diciamo che non è ancora ufficiale. E il nostro goal in futuro è di poter dire che un'applicazione è certificata low carbon o che ha delle emissioni che sono di livello accettabile, e questo è sicuramente un obiettivo ambizioso, ma che insomma ci piace portare al tavolo degli sviluppatori. Io con questo vi ringrazio e vi lascio alle domande. Eccoci, grazie mille Paola, è stato veramente è veramente una disciplina, un argomento interessante. Nel mio caso, il libro che ho letto e che mi ha cambiato un po' la visione delle cose è stato Let My People Go Surfing, il libro di Patagonia che racconta la filosofia di Patagonia. Te lo suggerisco nel caso in cui tu non l'abbia letto. E infatti anche noi, nella startup stiamo tentando di essere quanto più sostenibili, sia nell'ambito di produzione dei dispositivi IoT che nell'ambito dello sviluppo software. E da questo punto di vista ho un paio di domande da farti. Inizio dalla prima, credo che possa essere interessante anche per la community. Da cosa si parte nel caso in cui c'è un'azienda, comunque una startup, che dal giorno zero o dal giorno uno vuole diventare sostenibile? Cosa deve fare? Da cosa deve partire? Allora, qui bisogna fare una premessa, no? Perché la sostenibilità è un ambito molto vasto. Noi qui parliamo di software, sì. Software. Quindi quando un'azienda dice, come Microsoft, voglio essere sostenibile, deve guardare tutti gli aspetti della sua azienda, da come l'impiegato passa il suo tempo, quindi prende l'aereo, si muove in macchina, no? Quindi è un ambito molto ampio. Se invece guardiamo questo sottoinsieme, che è la sostenibilità software, quello che stiamo cercando di fare è creare degli assessment in cui, perché sono poche le aziende fortunate come voi, no? Le startup che possono dire inizio da zero e quindi il mio software lo faccio già efficiente, verde, sostenibile, bello, ottimizzato in cloud native, eccetera. La realtà dei fatti è che il 90% delle applicazioni sono già lì, già non ottimizzate, come si potrebbero definire? Diciamo poco green, chiamiamole così. Quindi cosa facciamo? Andiamo con i clienti, andiamo dai nostri clienti come Microsoft a fare un assessment iniziale che è di fatto architetturale, cioè andiamo a vedere come è fatta l'applicazione, quali sono i punti che la contraddistinguono e quali sono i punti di ottimizzazione che, guarda caso, inizialmente coincidono sempre con l'ottimizzazione dei costi. Quindi non è una cosa brutta da fare, no? Io vado da un cliente e dico, ma guarda, cioè, sei in cloud con questa applicazione, ti faccio risparmiare dei soldi, contestualmente risparmi anche inquinamento. È un messaggio bellissimo, non ho trovato per adesso nessun cliente che mi abbia detto no. Quindi, e poi a partire da questo paradigma, le strade sono tante e dipendono dalle tante variabili con cui sono costruite le applicazioni. Cioè, il serverless è una delle risposte, ma ce ne sono molte altre. Va valutato in termini di cosa vuole fare l'azienda, quanti soldi ha da spendere per fare un refactoring. Non tutti hanno la possibilità di rifarlo ex novo, e quindi a volte, ad esempio, i pezzi più pesanti dell'applicazione vengono proprio sostituiti da function, da piccole porzioni serverless, proprio perché sono facili da implementare, ci permettono di integrare velocemente e sono economiche e green.
Fantastico. Ma e quindi la disciplina di Green Software Engineering non riguarda solo le applicazioni cloud, può riguardare anche. Riguarda tutte le applicazioni, anche quelle mobile, cioè quindi andiamo a vedere tutto l'ecosistema applicativo, non necessariamente solo il cloud, anzi, se vogliamo, le applicazioni cloud native, per me rappresentano il minimo lavoro da fare, perché do per scontato che uno che sta sviluppando un'applicazione nel 2021 già la faccia, no? Con dei paradigmi nuovi, la fa microservizi, non mi fa il client server anni 90 con la query da 30 minuti che si fa il push scan. Quindi il target sono proprio tutte le altre applicazioni e anche la parte client, perché se io banalmente, come dicevamo prima, se faccio un'applicazione che mi gira solo su un computer con un tera di RAM, non è tanto green, per quanto l'applicazione possa essere bella, efficiente e quant'altro, di fatto ho tagliato fuori un sacco di device che però sono fuori, sono stati costruiti, abbiamo inquinato per costruirli, quindi io devo cercare di non farli buttare via. Assolutamente. Ma se volessi misurare l'impatto della mia attuale infrastruttura, prima dicevi che state lavorando comunque ad un. Stiamo lavorando a un prototipo, diciamo che questa è la nostra montagna da scalare, nel senso che creare un prototipo, un misuratore di carbon emission che sia standard per tutte le applicazioni è un progetto molto ambizioso. Non siamo ancora arrivati, non ce l'abbiamo ancora, ma ci stiamo lavorando sempre attraverso la Foundation, quindi è un lavoro congiunto non solo di Microsoft, ma anche delle altre aziende che fanno parte. E l'obiettivo è proprio quello, no? Di poter creare uno standard e un tool che mi permette di dire dov'è la mia applicazione in un range di verditudine, come la vogliamo definire. E quindi nel momento in cui io so dove sono, a quel punto posso fare delle azioni per migliorare la sostenibilità della mia applicazione. Ok, come funziona per ora? Cioè, questo prototipo, prendete in considerazione il numero di funzioni utilizzate nell'ambito serverless? Allora, no, il prototipo su cui stiamo lavorando adesso parte proprio dall'energia elettrica consumata dai server su cui l'applicazione è ospitata. Ok. Quindi, perché chiaramente è da lì che si parte, no? Quanto consuma l'energia? Vado a prendere quanto consuma in termini di CPU, RAM, ma poi questa CPU e questa RAM è ospitata su un server che è collegato alla presa elettrica e quindi è lì la fonte dei miei dati. Quello che stiamo cercando di fare con il prototipo è creare una correlazione tra il consumo elettrico puro e invece l'andamento di performance dell'applicazione, perché se riusciamo a creare questa correlazione, di fatto non dovremmo più aver bisogno di andare a misurare l'energia elettrica. In un'applicazione distribuita con magari pezzi cloud, pezzi on-premise, il client, l'IoT device, che diciamo è la peggiore applicazione, no? Dove andare a misurare l'impatto carbon, è veramente difficile dire quanto consuma questa applicazione. Dobbiamo cercare di estrarre in modo da poter creare un range, diciamo, di consumi e collocare poi ciascun modello applicativo, ciascuna architettura applicativa in questi range predefiniti e in questo modo cominciare a creare un volano che permetta poi di fare qualcosa per migliorare. È Ok, difficilissimo. immagino. Prima hai detto che tu o comunque il tuo team entra in contatto con i clienti Microsoft per cominciare a lavorare su questo aspetto. Come funziona e come può un'azienda eventualmente entrare in contatto con voi per migliorare, per lavorare sull'ambito Allora, green noi software abbiamo, engineering? dunque, abbiamo delle risorse in Microsoft che sono sviluppatori fondamentalmente, quindi le risorse che si occupano di questo sono sviluppatori in vari sistemi, vari linguaggi di programmazione, quindi non necessariamente .NET, abbiamo anche sviluppatori Java in Microsoft.
che di fatto si siedono insieme al cliente e vanno ad analizzare l'architettura del software in questione, e per adesso, non, diciamo, in mancanza di un tool di misurazione standard, quello che facciamo è passare i principi del Green Software Engineering, quelli che vi ho fatto vedere prima, uno per uno, e cercare di applicarli il più possibile. Quindi andiamo a vedere l'applicazione, cosa fa, quante risorse mi utilizza in termini di RAM e CPU, quanto network bandwidth, quante query fa il database, quante chiamate mi fa esterne, il client come funziona. Cioè, quindi andiamo proprio a vedere come si comporta l'applicazione e quali possono essere i punti di miglioramento per poi cominciare a lavorare per fare un refactoring. Di fatto ci aspettiamo che la maggior parte delle applicazioni non siano pronte e ripeto, mi riferisco principalmente alle applicazioni non cloud. Quelle cloud native, diciamo, è più facile fare questo esercizio perché andiamo semplicemente ad ottimizzarle in ottica microservizi, serverless, container, quindi tutti i paradigmi che già conosciamo e che la rendono già al top dell'efficienza. Ok, guarda, io ti farei altre decine di domande, ma il tempo è tiranno. Cioè, per quanto mi riguarda, sicuramente inizierò ad informarmi molto di più su questa disciplina, perché è una cosa veramente interessante. Se si vogliono cambiare le cose, bisogna partire anche da qui. Quindi ti ringrazio anche per quello che stai facendo, il fatto di condividere questa disciplina e queste informazioni è veramente una cosa che può aiutare appunto le aziende a migliorare questo aspetto. Ti ringrazio per la disponibilità e ci vediamo più tardi alla tavola rotonda. Assolutamente, grazie a voi dell'attenzione, sono a disposizione per ulteriori domande anche offline. Perfetto, grazie mille. Ciao! Oh.